La settimana scorsa la Trapani Servizi, impianto presso cui il comune di Marsala ed un'altra ventina di comuni conferiscono il rifiuto indifferenziato, ha comunicato che non potrà più ricevere i rifiuti per un problema che si è venuto a determinare tra la stessa società Trapani Servizi e l'impianto di Gela, presso cui vanno a finire i sovvalli prodotti dalla lavorazione del rifiuto indifferenziato. È sorta una querelle sulla qualità del rifiuto che viene conferita a Gela tra l'impianto di Gela e l'impianto della Trapani Servizi. Questo ha determinato praticamente lo stop, l'impossibilità di Trapani Servizi a ricevere questi rifiuti. Noi comune, ma noi anche, io sono amministratore dell'SRR, la SRR ha sollecitato la regione a trovare una soluzione per sbloccare questa fase di stallo. Domani ci sarà una riunione a Palermo che è stata sollecitata dalla società di regolamentazione di SRR di Trapani, a cui fa parte, oltre al comune di Marsala, anche parte dei comuni della provincia, e in quella sede la regione dovrà eventualmente risolvere questa querela sorta tra la Trapani Servizi e l'impianto di Gela e eventualmente o ripristinare la regolarità dei conferimenti su entrambi gli impianti, ovvero individuare un terzo impianto presso cui eventualmente dirottare i rifiuti prodotti dai comuni della provincia di Trapani. E noi siamo positivamente speranzosi che venga trovata questa soluzione, perché a partire dalla serata di domani si possa ripristinare il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti regolarmente, così come si verifica normalmente, insomma.